tutto a posto, a parte... Voi, quindi questa... Buonasera, sono Luca Berger, Arborio Attore. Allora, la figura dell'Arborio Attore praticamente si occupa delle piante a 360 gradi. Non è detto che ci deve salire, ci deve posare o quant'altro. Uno scienziato. Ci si attacca. E praticamente lavora a 360 gradi sugli alberi, dalla messa a dimora, la posatura, la scienza e quant'altro. Allora, partiamo con la prima. Sono a questo convegno perché sono stato chiamato da Niola in merito a questa problematica, diciamo, che è stato fatto un intervento di potatura, a mio avviso sbagliata, e mi chiesero cosa si potesse fare. Praticamente questa lì è una pianta prima di essere potata, quindi ci poteva essere margine per potarla diversamente in uno o due anni e riportarla a una forma, diciamo, normale. Ultimamente, ieri, è stato riasfaltato e sono arrivato troppo vicino al coglietto della pianta, quindi non è proprio un impianto fatto a norma, diciamo. Mettiamo il caso che il sindaco mi chiami per gestire questa zona. Quindi, cioè, il sindaco mi chiama come professionista e mi chiede come posso riqualificare questa zona, oltre che facendoci i lavori al manto e tutto, individuare una specie, una pianta idonea che magari non potrebbe essere il tiglio, perché il tiglio è una pianta che viene alta, grande, mi tenere davanti la bocca, e quindi lì ci deve venire un parcheggio. Magari si potrebbe sostituire le piante, rifare il manto stradale, il fondo e quant'altro, creare delle aiuole sufficientemente grandi per ospitare una pianta e magari cambiare specie, perché il tiglio dà una serie di problematiche, perché magari l'ambiente è piccolo, il sindaco mi chiede ma io non la voglio alta, che perde le foglie, che non è sporca, ha bisogno di po' d'acqua, cioè una pianta così ci si mette finta e via. Quindi sì, dietro una scheda tecnica, diciamo, della pianta, si individua la pianta, per dire, la scheda tecnica, se il sindaco mi chiede, mi piacerebbe metterci un platano, il platano viene, la scheda tecnica, da 35 metri, quindi se non vuole l'altezza, no, cioè non va bene. Ci si mette i tigli, ma i tigli si sa che nella stagione più calda possono essere aggrediti da afidi, quindi fanno una melata che appiccicosa, e magari se arrivo a prendere la macchina me la ritrovo tutta appiccicosa. Quindi anche il tiglio magari è da scartare, diciamo. Quindi voglio una pianta piccola, magari posso mettere un acero, un gelso, ma il gelso mi fa le more, mi fa un triaio, no, ci sono varie specie, il fruitless,
che non le fa, e quindi magari può essere adottato come è stato adottato a Siena nel parcheggio sotto Pescaia. Quindi scelta, trovata la specie, si sceglie la pianta giusta anche in vivaio, perché non si presenti questi problemi, cioè delle radici strozzanti che sono dannose per la pianta, perché no, praticamente sono radici magari di una pianta allevata e trapiantata in vaso e che seguono l'andamento del vaso, perché magari quando si accostano lì o perché in vivaio magari hanno bisogno di spazio, quindi se hanno una pianta anche grande con vasi piccoli e quindi con cime acqua le radici girano perché non hanno posto, e la conseguenza potrebbe essere questa. Però si vede un po' sgranato, però qui c'è la radice, la pianta non ha un normale accrescimento e si potrebbe poi presentare questa problematica. Oppure ora questo è un cesto di insalata, ma realmente che mi ritrovo questo apparato radicale molto fitto, e se io la metto a dimora così, praticamente mi rimane così o muore. Quindi anche lì c'è l'accorgimento che uno rompe le radici e la mette a dimora. Poi, scelta la pianta in vivaio, scelta la specie e tutto, vado a mettere a dimora le piante. Anche questa è importante e fondamentale, perché a volte si vede molte piante ricoperte dalla terra fino a 50-60 cm, che non è corretto, perché comunque si va a creare un'asfissia radicale e quindi la pianta può andare in sofferenza e creare una serie di problematiche. Non solo, parlando sempre del parcheggio incriminato, mette a dimora la pianta sapendo che lì ci parcheggia delle macchine, quindi dovrò tutelare il fusto, quindi non andrò a fare, questo siamo ancoraggio alla zolla, questo mi è capitato di farlo all'interno di un asilo, perché ci sono bambini, mette le pali fuori, magari ci possono prendere delle sverzie nelle mani, si può rompere un palo e quindi essere pericoloso, quindi si fa l'ancoraggio alla zolla con un materiale degradabile come il legno, si ricopre il piano di campagna, deve fare il pari del pane e si lascia lì, poi la pianta degrada il legno e dopo 2-3 anni la pianta è sufficiente da sola, insomma le radici vanno da sé. Se nell'ambito del parcheggio vado a mettere la pianta, posso fare una struttura del genere. Questa ora non si capisce molto bene, vedendo i primi rami, quindi cespugli, forse l'unico difetto è che è un po' troppo alta come ancoraggio, però come protezione della pianta in un eventuale parcheggio può essere adottata, perché se io arrivo lungo la macchina batto nel palo e non sciupo la pianta, perché poi si potrebbero verificare dei danni al coglietto lì per lì, magari anche lievi che uno non gli dà importanza, però magari poi nell'accrescimento della pianta ci si ritrova ad avere dei difetti che poi compromettono la pianta da grande. Ok, allora
diciamo che la pianta si sono messe, tutto bene. Dopo 20 anni, sempre il sindaco mi richiama perché le piante sono. Lui sono niente. Ti va bene. Mi chiama e mi dice: guarda, guarda, c'è dei rami che aggettano sulla strada e ho paura che si rompano. Quindi arrivo, vedo una ramificazione così e gli dico: puoi stare tranquillo perché questo qui è un ramo intersezionato bene e quindi difficilmente poi si può rompere anche questo con eventi eccezionali di vento a 150 km. Però botanicamente, insomma, per la pianta è un'intersezione buona. Qui già sarei un po' più tranquillo, meno tranquillo, scusate. C'è una corteccia inclusa, vedete la differenza, questa è proprio a V, mentre l'altra era U. Questa è pellina a U e questa è più chiusa, c'è una piccola fessurazione qui, però c'era un buon calo di reazione e quindi per farlo stare tranquillo e farlo dormire bene gli do un cavo di consolidamento e poi si vedrà in fondo che cosa sono. Non ce ne sarebbe bisogno, non lo so, ce lo metto, però insomma è abbastanza tranquillo, poi si vede. Su questa gli direi sicuramente sì, ci si mette, perché c'è una fessurazione senza callo e poi c'è anche qua un po' di fessurazione, il callo inizia da qui. Questo non è un diametro esagerato, però ora qui c'è la ferrovia, se ci fosse stata la strada e mi colpisce una macchina, danno lo fa comunque. Ciao, è successo. Qui anche un altro esempio da più lontano di com'è un ramo intersezionato bene. E qui è la corteccia inclusa vista da sopra, si vede che non ha, cioè proprio una fessurazione, anche qui al richiuso, qui uguale, però qui comunque c'è un po' di fessurazione. I tagli, mi chiede anche di posarla, la pianta, tanto ci siamo, e quindi si fa il lavoro completo. Anche se c'è un taglio fatto bene, se dovessi anche intervenire con tagli un po' più grossi del normale o sbagliando, però perlomeno di non eseguire tagli, perché anche il taglio, la pianta fa reazione, fa un callo, però questo è una parte secca, quindi si può essere il veicolo per i funghi, per batteri e quant'altro. Qui ancora, guarda, questa si vede un po' male, sono avanti, sempre un danno, come si diceva prima, di magari ci ha sbattuto perché non era protetta e quant'altro, sono tutte problematiche e poi ti ritrovi nella pianta adulta. Qui ora la pianta era giovane, molto probabilmente stava colpita da piccola, è riuscita, sta facendo calo di reazione, magari riesce a chiudere. Il sindaco dopo 20 anni che viene dopo di lui, magari la trova chiusa e dice: ma la pianta è sana, però in realtà dentro gli rimane la problematica. Questo invece è sempre un tiglio che è qui a Vescovado, che mi chiamarono, allora vi faccio vedere, ecco. Mi chiamarono e questo tiglio io chiamai subito il dottore di forestale cui mi servo e mi disse: la mattina, cioè domattina abbattilo.
gente che lei doveva tenere, doveva salvare, si è deciso di intraprendere un percorso per vedere di recuperarlo. E la pianta è messa. Ok. Quando sono la prima volta, ovviamente era stato capitolzato per via dei problemi che aveva, però che dal castello è completamente cavo, si vede il fondo, il buco di prima. E questi rami di reazione che aveva fatto dopo la capitolzatura erano molti di più e molto più alti. Quindi ho eliminato le parti sotto per evitare scosciamenti e lavorando con tagli di ritorno e leggere posature la parte alta, e ora la pianta è sempre in piedi. Logicamente è una pianta da monitorare costantemente, loro ci stanno, ci passa l'estate quando è in foglia, la pianta ha reagito bene e quindi non ha evidenti problematiche, ce l'ha, però a livello foglia di energia sta bene. Questo è un abete, fammi vedere. Qui si arriva al punto cruciale, avete spuntato, questa è la richiesta che ci viene fatta, avete cipressi costantemente, cioè l'avete alto e va spuntato perché almeno smette di crescere, smette, non è vero, continua a crescere. Allora, questa era la vecchia punta, consideriamo che questa punta fosse stata, dico semplicemente questo, 50 kg, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 per 5, 25, ora c'ha 250 kg sopra, quindi non è solo, non smette di crescere e in più gli aumento il peso, quindi fa un doppio danno, che fa un doppio danno. Questi sono alcuni esempi di, come prima, di taglio sbagliato. Queste sono piante, prima si è visto tutte le abbrezzature che hanno presentato i miei colleghi prima, da lontano queste si vede dei dettagli da vicino di come reagisce la pianta dopo l'abbrezzatura. Questo è proprio il castello, cioè questo è un tiglio 4 metri tagliato proprio di netto e si è formato questa vaschetta che fino a che c'è l'acqua, tanto e tanto perché i funghi non proliferano, al momento che magari l'acqua svanisce e rimane all'intemperie senza acqua, cioè il rischio è che si marcisca ancora di più, che si scavi ancora di più e i rami che ha rifatto e magari sono stati lasciati senza gestirli franino. Queste sono altre problematiche da vicino delle conseguenze della abitozzatura. Qui addirittura si vede che i vecchi tagli stanno entrando nella parte che ha reagito. Quindi è un groviglio di roba che non ha una logica. Poi sì, anche lì si vede la cavità, questo è il legno morto. Ovviamente se questi rami qui si fanno crescere, saranno sempre più soggetti a rottura, perché qui c'è una parte
vuota, quindi è più vero. In questo caso, quando le piante sono arrivo, cioè se arriva la pianta adulta, pianta sana o con delle piccole, dei piccoli problemi, il sindaco mi richiama. E per fare un giro delle piante che hanno il suo comune e mi accorgo magari che alcune piante hanno dei problemi, tipo magari delle foglie piccole sulla parte alta della chioma, magari dei disseccamenti. Quindi mi potrebbe chiedere, questa qui è malata, la abbatto? No, prima di abbatterla magari ci sono varie strade, diciamo, da intraprendere per evitare l'abbattimento, perché una pianta che ha delle foglie piccole sul chioma magari potrebbe essere microfillia, cioè l'apparato radicale non riesce a supportare perfettamente tutta la chioma e magari può essere derivato da un periodo di stress idrico o da cambiamento del terreno in seguito a eventi climatici, oppure magari si accorge semplicemente che c'ha un fungo, quindi dalla VTA, come ha spiegato prima il mio collega, individua questo fungo e la pianta però decide di volerla tenere in piedi, perché comunque è una pianta storica del paese e quant'altro. Ci sono delle forme di valutazione specifiche, tipo la tomografia, che non è altro che dei raggi a livello del tronco o alle radici, insomma, nella parte bassa del colletto, si può fare a un metro, perché se per esempio questo si vede una cavità al centro e la parte buona all'esterno. Questo potrebbe essere nella zona del colletto e poi magari io lo faccio, la solita tomografia la ripeto a 1,20 m da terra, e se riscontro il solito problema vuol dire che la pianta ormai ha già degradata abbondantemente. Come si potrebbe denotare dalla tomografia al colletto, questa zona viola interna, che è la parte cava, piccola, e quindi ha semplicemente un principio di aggressione da funghi cariogeni, e quindi magari vuole, tenendola monitorata costantemente, portare la pianta magari a vivere e a tenerla in piedi per altri X anni. Non è per forza che prelude un abbattimento. Poi un'altra forma di perizia, diciamo, è il resistograph, che praticamente crea nel legno, è un ago che praticamente penetra in base al legno sano, avrà un tipo di contrasto. Al momento che trova il legno degradato ne avrà un altro, e quindi viene fuori un grafico e lì dice il risultato, se la pianta è completamente sana o magari c'è una cavità al suo interno, perché alcune tipologie, tipo il tomografia, la tomografia sonica, magari sui pini non è proprio adatta, e quindi magari si va con il resistograph oppure con
prove di trazione. Quante volte si vede il pino storto? Ah, quello domattina la scatola è storta. No, magari prima di dire che il pino è pericoloso, può accadere da un momento all'altro, magari uno fa una prova di trazione dalla parte, ovviamente da dove si ha pensiero che possa cadere. Se il risultato è buono, in realtà con le stampelle non è detto è perché è storto deve cadere per forza. Questo è un esempio di consolidamento, quello che parlavo prima, questo è l'ultimo, quindi so in fondo. Sulle branche, magari con una corteccia inclusa che aggetta su una strada, magari il ramo della corteccia inclusa è grosso così, quindi io asportare il ramo sarebbe pericoloso, cioè sarebbe dannoso per la pianta, perché gli procura una ferita grossa, e comunque bisogna sempre pensare che un ramo grosso corrisponde a radici grosse, e quindi asportare buona parte della chioma e buona parte delle radici è sbagliato. Quindi per tutelare la pianta e i giardini, la strada sottostanti, creo dei consolidamenti che vanno fatti, ovviamente non è che si va in ferramenta, se non con cavo d'acciaio e ci si mette, va fatto con dei cavi apposta e con degli angoli e delle misure, perché se io i cavi che sono apposta, certificati, ci sono da 2 tonnellate, da 4 tonnellate, se per dire questa qui, questo ramo qui è 8 tonnellate, io ci metto un cavo da 2, vicinamente quello fa su verso, cioè se deve in terra deve in terra, sì, lo potrà leggere in caso di appena si rompe, però se dice di venire giù lo strappa. E questo qui praticamente è il cavo visto realmente, che magari in un contesto di un parco, ok, potrebbe magari sembrare brutto, però può salvare la pianta e chi ne fruisce sotto. Insomma. Grazie.